forza, andiamo. Sono qui. Su, andiamo. Bene ragazzi, non sapevo che fare, faccio una live, vediamo se si vede bene, adesso non si vede male. Bene, 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 bene. Che devo fare qui? Ok, andiamo a vedere un pochino, mi faccio... Ma sì, dai, mi tolgo qualcosa, tipo così. Raccogli? Cosa? Ah, c'è un... ok. Beh, piccolino, dai, usciamo. Ma sì, dai. Piccolino, ma porca puttana. Stai cercando guai? Ah, rompe la scatola. Ma dai. Non sono entrato, sono rimasto... Cos'è stato? Dai, vieni, dai. Assolutamente. Lungi da me fare una cosa del genere. Ecco qua. Non è morto. Lo sapevo io che non avevo questa testa di ca... Ecco qua. Finito le frecce, fantastico. Ragazzi, non muoio, no? Vabbè, lui sa... Ah, liscio. Sono rotto le palle, via. Mi sa che un po' è morto, eh. Non del tutto, però insomma. Cazzo, sta arrivando. Che livello è lui? Aspetta. Beh, dai, livello 14, lo possiamo far fuori, via. Lascia stare il mio cane, testa di minchia.
Ecco qua. Ma questo cazzo è dove il 17, però attenzione. Vediamo se riesco a far fuori lui. A lui, a lui. Dai, sparisci. La tua ora è vicina, mi che palle devo contro uno, dai. Ah, l'ho ucciso, via. Allora, ragazzi, vorrei capire se posso riuscire anche a uccidere lui. Ah, che palle. E vattene a fare ancora poco poco, via. Beh, dai, forse è probabile che riuscissi anche. Ah, che palle. Senza scudo. Ah, cazzo. Questo è il meglio che sai fare. Ma se ti ho quasi ucciso, testa di me. Non fai più il gradasso, testa di cazzo, senza scudo, eh? Finito le frecce. Ci sei? Ecco quello. Bene, 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 bene. Sto contento. Sto contento. Credo che... Ok, ci sei anche tu. Vai, caro mio, vai. Ok, ok. Bene, mi faccio anche questo volendo. Vediamo se mi dà qualche informazione. Non mi dà nulla. Scendi. Che c'è qui? Mi sa che però qui. No, dai, sono tutti allo stesso livello mio. Perché dovete capire che anche un livello in più rompe le palle. Cioè, è incredibile. Non riesce a togliere energia. Tipo, vedi qui. Un cazzo di casino. Vediamo se... Aspetta. Tipo questo, volendo, potrei forse ucciderlo. Ok, uno se n'è andato a fanculo, via. Non puoi restare qui. Qui
Secondo solo. Ora Ciccio, siamo in live, non potevo risponderti perché dovete sapere che mi ha chiamato. Eh sì, mi ha chiamato il signore qua e so che non potevo rispondere, ho dovuto lasciare tutto in Ma pausa. ero passato in generale prima, ma non c'eri. Sì, perché evidentemente avevo dimenticato di collegarmi. Sei in live, quindi. Sì, sto giocando a Assassin's Creed, visto che non è riuscito a finirlo. Allora, mo vediamo subito. Iscrizioni, dove sei? Dove sei? Che Eccolo. palle. Ma quello mi sta aiutando? Sì, mi sta aiutando. Come cazzo? Muori? Muori? Minchia, dove l'ho buttato? Ok, grandissimo. Ma ti si vede scuro proprio a te o pure No, su no, YouTube? è proprio il gioco. Diciamo che io non amo la luminosità alta, ecco. Ma così non vede nulla. No, come no? Beh, dalla finestra che ho io sull'altro schermo è abbastanza. Ok. Che palle. Bene, abbiamo finito, c'è qualcun altro che rompe il cazzo. E c'è Cassandra, che dici? Mamma mia, Cassandra. Non ci posso fare niente. A me piace lei. Cassandruna. Che c'è? Trova? La tavoletta antica. Ah, che è qua praticamente. Ok, devo salire. Che stai facendo, Ciccio? A parte, perché dovete sapere che Ciccio gli è venuta la cosa che ora si deve allenare. E mi ha fatto sentire in colpa. E mi ha fa è riuscito a farmi sentire in colpa perché avevo detto un no categorico, ora ho detto un no probabile. No, perché io lo faccio per noi, no? Perché giustamente Sì. c'è gente che magari si vorrebbe allenare, ma solo non ha la capacità psicofisica di farlo, e magari in compagnia si sente più capace. Quindi, dato che questi sono giorni di quarantena e sono abbastanza difficili per tutti quanti, automaticamente l'inserimento di più persone all'interno di questo tipo di attività rende le cose più semplici, più divertenti, molto più ludiche, quindi unisci l'utile al dilettevole. E Capito? Quindi magari. fu così che mi si aggrizzarono le carni, dopo questo discorso Ciao intellettuale. ragazzi. Ciao Bru! Sì. Felice. Ciao Felice! Oh, ma è possibile che mi Ciao Felice. sbaglio sempre? Allora, dopo aver Abbiamo la incaricato stessa dal. voce. No, No, perché dal no, la stessa microfono. voce no. Vabbè, Bruno, no, effettivamente no, non hanno la stessa voce, però in cuffia magari ti sembra tutto univoco. Che termine! Sparando che adesso. Ok, raggiungi l'attica. Ma io farei anche questo, raggiungi Ma tu che l'attica. devi fare, Feli, pomeriggio? E poi ti spiego. Alle 6 sei impegnato Veramente non so l'orario. Quindi quando mi chiamano devo andare. tu. Ok. Allora, riesco a trovare io
Dove cazzo era la statica? Che cosa, sulla mappa non me la vedo. Magari ci sentiamo più tardi. Va bene. Bene, ciao Fele. Ciao Fele. Ciao ragazzi. Allora, io sono da qua, giusto? Quindi se andassi sulla mappa dovrebbe essere in questa direzione. Ma dove cazzo è? Qua non c'è. Ma possibile che non riesco mai a trovare? 2940 metri. Però volevo fare un viaggio rapido per non farmi tutta la strada, tipo, capito? A cazzo di cazzo. Là, non c'è un viaggio rapido qua, dove sta l'aquila? Ho capito, ma non so dove sia la missione, non la vedo. È là, a destra. A destra? Sotto, sotto, scendi giù. Sto scendendo, amo. Verso il mare, verso il mare. Giù verso il mare, giù verso il mare. Scendi, scendi, scendi. Aspetta che forse ti arrivo un po' in ritardo a te. Scendi. Ancora? Te lo indica. Sotto Attica, alle coste di Attica. A metà di Attica, sopra, sulle coste a destra. Ti giuro che non la sto vedendo. Attica. Io non leggo manco. Dove? Ah, Attica è qui. Attica è qui. No, questo è Argoli. No, 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 ti sta arrivando tardi, aspetta, ti sta arrivando tardi. La bassa latenza di YouTube è fatta a cazzo suo, cioè nel senso non... Comunque si trova a metà delle coste hai ragione. L'ho vista, sì, hai ragione. Sì, posso fare il viaggio rapido qua. Ok. Perfetto. Non li vedo mai, si mimetizza. Le palle. Si vede e si sente bene, vero? È troppo alto, troppo basso. No, no, si sente bene. E già, oddio, io ho abbassato il volume di YouTube perché sennò vado in confusione. Però okay. Aspetta un attimo. Ok, mo alzo il volume, ho visto, si sente abbastanza bene. Meno male. Sto condendo. Allora, vediamo da dove posso buttarmi da qua. Minchia, 800 metri, cazzo. Il mio cavallo. Bella, bella vista. Ma dici di alzare un po' la luminosità? Un pochettino, perché da YouTube sennò non si vede, cioè si vede poco. Allora dai, alzo la luminosità. Impostazioni. Opzioni. Ok. Grafica. Grafica. Non è grafica. No, non è grafica. Dove cazzo è? Gioco, schermo. Luminosità. Ok, 70 credo che vada bene. Sì, penso di sì. Sì, io voglio più chiaro. Hai ragione, effettivamente è meglio. È meglio perché sennò chi vede da YouTube non riesce a capire quello che fai se ci sono zone d'ombra, capito? Va bene. Cioè, ho fatto la diretta... Decisamente meglio così. Però vedi, ti arriva sempre in ritardo, ho fatto la... Arriva con 8-10 secondi di ritardo, più o meno. Puttana, è abbassata la tensa. È abbassa la tensa, anzi, tipo a me arrivava con 30 secondi di ritardo con la tensa normale. Sì, vabbè, quello che è. Per farlo arrivare quasi in tempo reale dovresti impostare bassissima la tensa. È quello ho messo. Ma comunque il ritardo c'è sempre, vabbè. E qua mi posso buttare da qualche parte, no, vero, mi devo far male. Vabbè, dai. Mi sa che qua ti fai male, sì. Non fa nulla. Tanto Cassandra, ipo, costi cosci. Sono un testa di cazzo, c'era qualcosa qua, vedi? Vaffanculo. Vabbè, non fa nulla. Ci vado dopo. Aia, metà vita saltata. Cioè, ti è arrivato ora. Fantastico. Sì. Chissà se questo può morire. Giusto così per sport. Sì, fantastico. Ok, perfetto. Sì, ma ho capito, non puoi saltare che ti fai male, che palle. Cavallo? Sono a 14 secondi di ritardo, eh? Auguri. Mo li ho contati. Cazzo, se sceglievo la tensa normale quanto era? Un minuto? Tanto, la latenza normale è tanto. Te l'ho detto, per averla quasi in tempo reale, cioè tu c'hai normale, bassa e bassissima. La bassissima ti arriva quasi in tempo reale. Ma quello ho messo.
Con 12, con 12 mega di upload, tra l'altro. Quindi, cioè, meglio di così. Me ne richiedeva 7, ne ho messo 12. Apposta per avere un margine. Boh, non lo so. Sì, ma YouTube che sta scalando, dai. Vabbè, ma considera che giustamente quella gente che sta chiusa in casa, ovviamente YouTube va a perdere, le connessioni vanno a deteriorarsi pure. Ragazzi, donate 50 euro alla volta così possiamo mangiare, visto che non ci stanno pagando da 2 mesi. Quando sarai Quello pronto, cavallo. avvisami alla prima possibilità. Ok, cosa devo fare? Minchia, sono arrivato e mi devo spostare di nuovo a 1080 metri. Che palle però, dai. Dove cazzo devo andare qua? Vediamo qui. Ah, vabbè, dai, è qua. Ringraziamo Cioè, devo rifare di nuovo? i programmatori dei giochi che hanno messo i viaggi rapidi. Sì, infatti, un applauso, un applauso. Allenamento a corpo libero. Comunque ho avuto una bellissima notizia oggi, sai? Quale? Che in poche parole noi dovevamo rientrare a lavorare il 18. Sì. Ora parlando con un amico mio che oggi è venuto a casa, che si è dovuto prendere alcune cose, ha fatto vabbè, ci vediamo il 30 al rientro. Faccio come il 30? Il 18? E no, veramente a noi ci hanno detto il 30 che dobbiamo rientrare. Minchia, come mi ha detto il 30, compa, mi sono venute le palpitazioni. Lo so, ho letto prima sul gruppo. Allora, io dovevo rientrare prima il 4 di aprile, poi è saltato e dovevo rientrare il 18, se non sbaglio, poi è saltato e dovevo rientrare il 4 di maggio, ora è saltato di nuovo e devo rientrare il 31 di maggio. Cosa che non so manco come andrà a finire, perché voglio dire, visto che diciamo la vita sta riprendendo molto lentamente alle condizioni di natura normale, ma non so se i contagi poi. Insomma, non lo so, non lo so. Io spero che, insomma, la gente abbia una responsabilità civile e si Sì, limita, forse. si continua a limitare il tutto, però. Ma se già da ieri la gente usciva come se fosse festa. State Non lo so. Ragazzi, mi raccomando, state a casa, perché io devo a andare al casa. lavoro. Lo posso fare io, ragazzi, lo può fare chiunque. Capito? Io non sono mai, io non ci resto mai a casa, manco per un'ora. Mamma mia, chi lo dice? Però. A parte se non trovo tipo un gioco come questo che mi rompe le palle e mi fa fissare in un modo allucinante. Vabbè, ma Assassin's Creed, ecco così. A parte che mi ha fatto venire la fissa pure a me, infatti mo mi sa che me lo prendo pure Amici, vi prego, io. Lo ricomincio a giocare pure solamente perché io. Ma io ci questo non sono, l'avevo ci sono giocato. alle porte, non si No, io preoccupi. l'avevo cominciato, però mi davo quel problema e poi non l'ho più finito. Un buon raccolto. Peccato che gli Spartani abbiano bruciato i nostri campi. Il Partenone è glorioso, Pericle, ma a quale prezzo? Ma tu Quante stai giocando tragedie con le avete cuffie, stai potuto giocando in costruire? questo Sì, momento? certo. Posto. Non dobbiamo E come mai dividerci, sento il siamo tuo audio? Cioè alleati. l'audio del gioco attraverso le Gli cuffie tue. Spartani stanno vincendo. Come sente l'audio del gioco? Agisci, Pericle. Sì, ogni tanto si sente. Cioè, io tipo, ora YouTube l'ho staccato come audio, ok? Perché sennò mi va in loop. Leone ha fomentato Non il volume del dobbiamo microfono, andare. forse. Dove? Non lo so, proprio sento ogni. A tratti, però, una cosa a tratti, sento tipo il tizio che parla ogni tanto. Non ti so dire, Ciccio. Sì, ma saranno le cuffie che sono una merda. Ma io qua che cazzo devo fare ora? Cioè, non ho capito. Ah, devo andare lì. Quindi la devo uccidere? No. Non è una minaccia per Pericle, te l'assicuro. Ah, Erodoto. Va bene, lasciali Sto passare. bevendo come un cammello. Io c'ho una pallina in bocca, porca È puttana, mi bello fa un rivederti, male. Pericle. Anche per me. Un'afata? No, una Vorresti pallina che le circostanze di. fossero Tipo, mi migliori. sono morso il labbro e mi dà Energia. fastidio. Cassandra. Benvenuta, Cassandra. Qual è la tua
tua prima impressione di Atene? Allora, entrambe dite cose giuste. Sei stato grande. Non lo so. Entrambe dite cose giuste. Voi leoni dite entrambi cose giuste. Ai cittadini non interessano le cose giuste. Hanno paura e Cleone li asseconda. Pericle, siamo qui per... Dobbiamo parlargli in privato. Scegliere il momento giusto. Bene. Sei un saggio. Siamo voi. Qui per affari urgenti. Come tutti, potrei aver detto a Cassandra che la inviterei al tuo simposio. Vuoi che escluda gli ateniesi e che inviti una straniera al loro posto? Hai sentito la folla? Non le serve un'altra ragione per odiarmi. Se lavorasse per te, forse potrebbe essere scambiata per una servitrice. Capito. Io non servo nessuno. So furbo. Comunque penso che forse sia l'unico Assassin's Creed, questo qua, Odyssey. Dopo Black Flag. Che mi piace, sì, dopo Black Flag. Tutti gli altri, vabbè, che, tranne c'è, parlando di dove vedere Unity, Syndicate, tutti questi qua non mi sono mai piaciuti più di tanto. Sembravano una buona spopiazzatura. È vero, sì. Niente di particolare. Anche Origin, non... Oddio, Origin già però, vedi, si comincia a intraprendere un discorso diverso, nel senso che si avvicina più a Odyssey. Ma mo se c'è, cioè, l'altro che faranno adesso, secondo me sarà uno spettacolo. A me piace proprio la serie, fino al 4 è stata bellissima, poi è andato un pochino a perdere. I migliori sono stati l'1 e il 2 e tutta la serie di Ezio Auditore. Vabbè. Ezio Auditore, secondo me, cioè il primo e il secondo sono stati il top in assoluto. Secondo me, il primo mi sono innamorato di Assassin's Creed. Beh, certo, ovviamente. Cioè, pensare che il primo Assassin's Creed è uscito quando io facevo il quarto superiore, il terzo superiore, non mi ricordo. Sì, sì, no, è vecchissimo. Saranno 10 anni, forse anche di più. No, di più. No, dal primo, ripeto, mi sono davvero innamorato. Infatti è stata una... Poi gli altri, dopo il 4, l'ho giocati. È vero, non erano il top. Però l'ho giocati per la serie, perché a me piace proprio tutta la serie di Assassin's Creed. Questo qua invece mi sta piacendo. Spero... Abbastanza carino, abbastanza, sì. Anche perché pure l'ambientazione è abbastanza... bella. Infatti io non aspettiamo questo Valhalla. Mamma mia, fine anno, deve essere un amore proprio, deve essere proprio bello. Secondo me è proprio bello. Anche se già molti se ne sono lamentati però. E vabbè, ma ci sono sempre le critiche, però senza vederlo come fa? Allora, il video che ho visto di anteprima è qualcosa di bellissimo. Bisogna, sì, poi vedere. Però allora, se io devo guardare, allora devo guardare obiettivamente il trailer del primo del lancio del gioco, sinceramente un tantinello mi ha deluso, semplicemente per il fatto che è bello. A me piace la mitologia norrena, piace quell'ambientazione, è fatta abbastanza bene, anche il personaggio è abbastanza carismatico come personaggio. Però a livello di Assassin's Creed, ok, a livello di trama di gioco, cioè, si è visto poco e nulla. Cioè, sì, è vero, la guerra, comunque hanno detto ci sarà sempre ovviamente la guerra con gli assassini e i templari, perfetto, che i templari saranno interpretati comunque dagli inglesi, però della trama di Assassin's Creed vera e proprio, il succo della storia, non ho visto quasi nulla. Tipo, se tu vai a vedere l'arma celata, che è la classica arma celata che c'è in tutti gli Assassin's Creed, lì non si può paragonare a un'arma celata, è un'arma vera e propria in, sì, bella, in bella esposizione. Sì, un pochino il senso è quello, è vero. Però bisogna poi vedere, e questa era fino a un'anteprima, bisogna poi vedere le modifiche che andranno a fare durante il tempo, cioè fine anno. Quello sì, quello è ovvio. Ah, io ci spero, perché loro, allora, Ubisoft... Aspetta un attimo, Mando, dimmi. Sì. Un po' cacciatrici che hanno sbagliato il numero con familiari da contattare. Cioè, sì, certo. Volessi tutto a posto. Ma sì, se ha detto che può fare lo stesso per il riserva. Ah, ok. Ma non c'è nulla. Ok, a posto, poi dopo facciamo. Va bene.
Salutiamo il collega di Ciccio, il coinquilino. Uccidi il loro comandante Nadia. Ora si è chiuso io in cucina. Le tue azioni. Mostragli che siamo bravi a difenderci. Sarà fatto. Bene, bene, bene. È una grande opportunità per te. Sì, ci credo, ci credo, ci credo. Bene, per il popolo segui la missione, vediamo. Allora, io sai che cosa ti dico? Che nel frattempo che tu fai tutti questi dialoghi, discorsi belli, emozionanti, io vado a vedermi un pochettino il catalogo di Steam. Bene, perfetto. Così mi fai spendere soldi di nuovo, vero? Ed ecco che come mi rompi le palle tu a me. No, non ti faccio spendere niente, tranquillo, non ti preoccupare. Allora, voglio capire una cosa. Io potrei prendermi questa spada volendo. Sì, infatti me la prendo. Ok, qua ci siamo, magari la potenzio. Queste le potrei anche cambiare, ma non mi conviene perché sono già al 16. Va bene. Poi vado a fare le frecce, che non ne ho più. Ok. Qua cosa c'è? Vabbè, qua c'è un frammento nuovo, lo userò dopo. Per potenziare la lancia. Allora, a livello di elmi, come cazzo siamo messi? 120, 109. Ok, allora dovrei passare da un fabbro. In realtà, sì, io ora c'ho questa. Potrei però già cambiarla. Mettere quella del mercenario o braccia bruciata. Mettere questa qua del mercenario. Comunque, sai che è uscito qualche leak di un gioco che dovrebbe uscire sempre di Ubisoft, che non vedo l'ora che esca, se effettivamente è vero la cosa. No, non l'ho visto, non l'ho seguito, dico la verità. Dovrebbe, è sempre una trilogia, dovrebbero fare un remake di Prince of Persia. Bellissimo. E se lo fanno, guarda, ti giuro che è il lo prendo appena esce. Se fanno una cosa del genere è ottimo, cioè bellissimo. Sicuramente lo compro, 100%. Io ora ho questo 16, però c'ho anche questo, quindi metterei questo. Ok, credo di andare a potenziare delle cose. Vediamo le missioni, cosa posso fare. Ci sarebbe questa, ma a livello richiesto 18 e non mi conviene farla. Poi c'è questa, raccogli frammenti, lo sto già facendo. Incontri la tenda sua bottega, a livello richiesto 16. Ok, raggiunge la tenuta di tipo 17 e 16, parla con il contatto. Allora farei questa. Ma sì, dai. E poi il bello, sai qual è? Che se non fai le missioni secondarie, non riesci ad andare avanti nel gioco, quindi le devi fare per forza. Una figata sta cosa, ed è bello perché il gioco c'ha una longevità più lunga così. Magari anche un po' esagerata, veramente. Vediamo un po' piccino, i giochi che attualmente ho installati. Vabbè, Call of Cthulhu, Dark Souls, Sekiro, Sniper, Pyro, The Sims, ok. Ma vorrei anche scaricare il lanciarisco. Muori, muori. Testa di minchia. Opla. Sono diventato forte, so forte. Allora, dobbiamo andare a prendere la cassa. Perfetto, vediamo qui se c'è altro. Ma li ho uccisi, dai. Ok, l'ho completato, perfetto. Ah, non rompere le scatole. Forse devo entrare dentro, possibile. Boh, non mi darà a posto. L'unica cosa, hanno sbagliato sia la via che. Comunicaglielo. La data di nascita di. Cioè la residenza. Comunicaglielo.
Tu segnati su un pezzo di carta tutte le cose errate. Opos. Mi dispiace. Come hai fatto a oltrepassare la guardia? Nessuno può farlo. Rilassati, mi manda Pericle. Ah, sia lodata Atena. Sapevo che mi avrebbe aiutato. Temevo che avessero mandato qualcuno a cercarmi. Vabbè. Ok, devo farti uscire da qui. Sembri temere queste persone. Io credo, vabbè, la prima. Mi manda per portarti via da Atene. Allora sa del complotto. Intendi il processo? Da quel che ho sentito, non hai speranze. Bah, la gente mi adora. Io sono Fidia. Parlo di altre persone. Guarda. Malaka. Non è dal processo che Pericle vuole proteggerti. Questi sono ordini per ucciderti. Chi li ha scritti? Non so di chi fidarmi. Lo so. Sono solo un artista. Un casino. Posso creare. Ti prego, cosa devo fare? Innanzitutto datti un contegno. Sei sotto processo, il popolo è contro di te. E ora scopro che la setta vuole ucciderti. Ti ho detto di darti un contegno. Sì, certo. Cleone dice che sprechi le dracme del popolo. Se potesse, gli darebbe la tua testa. Cleone ha parlato. Pericle sarà addolorato. Vabbè, prima sì. Blasfemia, ora furto. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per questa città. Tu e Pericle sembrate amici. È l'amore per Atene che ci accomuna. Le differenze tra noi ci hanno portato alla grandezza. Questa è vera amicizia. Bene, dobbiamo andare. Hai idea di dove possa scortarti? A sud di Atene c'è un'isola di nome Serifo. Oh, mamma mia. Lì abita il mio amico Teras. Quando ho scoperto il complotto contro di me, l'ho avvertito. Se c'è qualcuno che può aiutarci, è lui. Beh, certo. Se hai indizi sull'identità dei membri della setta, li voglio. Sì, sì, qualsiasi cosa. Guardie. Le distraggo io mentre tu scappi. Distraggo, li uccido. Cazzo devi fare? Il tuo volto finché non mi vedrai ai moli. Sì, capisco. Non avrai pensato di poter attaccare uno di noi e passarla liscia, vero? Vieni fuori e combatti! Ma dai, per favore, fai silenzio. Vediamo se riesco a... Ok, forse riesco. Vediamo. Dai, dai. Minchia, io l'ho già praticamente ucciso. Non rompere le scatole, questo link. Ok, perfetto. Qua dentro non c'è nulla, vero? No. No, è lì, vabbè, non c'è nulla. Andiamo a... Continuiamo. Ok, continuiamo la missione. Che figata le galline. Mi attacca, fantastico. Potrei andare col cavallo qui, tanto funziona, andrebbe bene lo stesso. Quindi. Chi si che significa 14 febbraio 2006? Uso di servizio qui. L'anzianità. Cioè che parte da qua? Sì. E io quindi che sei in servizio 2006. Sono fatto 2012, ho preso A. Non lo so cosa dovete poi chiedere a loro in caso.
Mamma mia. Mi sono stancato solo a vederla camminare a questo. Dai. Bene, ce l'hai fatta. Cominciavo a preoccuparmi. Te l'ho detto che ti avrei portato via da Atene. Non mentivi. No. Il tuo amico è affidabile? Io e Teras siamo amici da molto tempo. Io ho inviato un messaggio con scritto dove incontrarci. Perdere tempo causerà solo guai. Andiamo a Serifo finché possiamo. Andiamo, andiamo. Ok. Pronti a partire! Il comandante prende il timone! Dai! Ah, ma non ho visto. Vabbè, me ne scappo. Me fatto. Spero che la setta mi lascerà in pace ora che ho lasciato Anna. Aumentano la velocità per colpirci. Ma io sto scappando, ma che mi interessa. Trovato qualcosa? Ci dirigiamo verso una tempesta. Hai trovato qualcosa su Steam? No, però mi sto riscaricando Assassin's Creed. Lo sapevo io. E mo vedo se trovo qualcos'altro. Vediamo un po'. Bella nave. Non sei costretto a parlare. Cosa? A parlare con Fabio. Non è quello che cercavo di fare. È solo che non sono abituato ad andare per mare. Da un senso di libertà. Sì, libertà. Sembra la parola giusta. Anche se comincio a sentirmi poco bene. Porgiti dalla fiancata, se vuoi. Altrimenti sarai tu a pulire. No, l'ho scoperto relitto. Fare più di 1000 metri in barca ti arrivi ciò. Sì, infatti. Oddio, sempre meglio che farli a nuoto sicuramente. Ah, quello sì, ma non c'è il viaggio rapido su questo. No, perché è un'isola dove non ero ancora andato questo. Ah, ok. Ok. Perfetto. È bello vederti sano e salvo, Fidia. Lieto di vederti, Teras. E come puoi notare, non sono solo. Ah, sì, l'eroina gentile e premurosa di cui parlavi nella lettera. Volevo solo salvare Fidia, l'ho fatto per i miei interessi. Sono felice che Fidia sia al sicuro. Per ricompensarti, ecco delle informazioni su un uomo di nome Brisone che complottava per uccidere Fidia. Brisone? Sia... Lo sono. No, giochi recenti.
ringraziamenti a Perry. Fai attenzione. Andiamo sul negozio. Molti siano in pericolo ad Atene. Ok. Offerte della settimana. Missione compiuta. Quanto ho preso? Minchia, 6125 XP. Fantastico. Allora, qui vediamo se ci fu... Eccolo lì, l'ho trovato. Quello mi interessava a me. Potrei volendo anche fare questo. Dove sei? Eccolo qua. Ok, perfetto. Andiamo qui allora, via. Questi magari me li fotto, perfetto. Altra roba qui, mi servono i soldini. Mi vuoi dare? Ok, devi morire, lo sai, sì. Cane, smettila, non rompere la scatola, dai. Ok, qui c'è un sacco di gente che rompe le palle. Questo non muore, ma dove andare? No, non è vero. Lo sai anche tu che non è vero. E basta. Dammi lo scudo. Testa di cazzo. Ah ah. Ah, rompete le palle. Forza. Non vedo niente. Ok, tu te ne sei andato. Oh, perfetto. Ah ah. Vieni qui, pezzo di merda. Che so bravo. Ah, dai. Oh, c'è il pre-order di Cyberpunk. 42,99€ con il 28% di sconto. Sì, ma non ho giocato il primo io. Dai. Via. E dai, ancora ce ne sono. Aspetta che questo devo fare lo scudo. Ok. Ho sbagliato. Non muori? Dai, devi morire. Ah, pure il calcio. Ok, fantastico. Bene, 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 bene. Allora, vediamo se c'è altro che posso recuperare. Vabbè, c'è questo che vuole. Devo ucciderlo. Tipo non ci sono, a parte qui dico non c'è un cazzo. Ok, vabbè, come vuoi tu. Non gli ho tolto nulla. Ah, sbagliato. Ah, ah, cazzo. Ti uccido, bastardo.
Dai. Dai, fatti colpire. Vieni qua. Visto che non ti avvicini. Ah, sto morendo. Ok, bravissimo. Perfetto, perfetto, perfetto. Sto contento, sto contento. Ok, mi sono tolto anche questo in mezzo alle scatolette. Giusto per fare un pochino di XP. Ci deve essere una caverna o qualcosa. Tipo qui. Elio sorge. Perfetto. Cioè, prima di arrivare al livello 50, qua ci vuole una vita. Ci rivedremo alla cerimonia della selezione, signore. E in particolare spero che venga tu. Fammi indovinare, è ricco. Esione, il rampollo della famiglia più influente di Ceo. Domani si terrà la cerimonia in cui sceglierà sua moglie. Chiediamo la benedizione Eros per essere scelte. Volete sposarvi per le dracme? No! Io amo Esione, non la sua ricchezza. Ok, ma la sua ricchezza non guasta, ti credo. I tuoi occhi rivelano i tuoi sentimenti. Mi sembra che tu ti prenda gioco di me. Ti conviene metterti a pregare come tutte le altre? No, io devo distinguermi. Se mi comporto come tutte le altre, non verrò mai scelta da Eros o da Esione. Devo fare qualcosa. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa? Sì, qualsiasi cosa. Eros, ti prego, le sue orecchie sono assordate dalle sciocchezze di queste donne. Lascia che ti aiuti. Sono una strega di Ecate, dea della stregoneria e della magia. So cosa ti serve. Una pozione d'amore. Beh, le pozioni d'amore non esistono, potrebbe funzionare. Ridicolo! Le pozioni d'amore non esistono. Voglio comprarla, ti prego! Vendimela e non farti sentire dalle altre. Non voglio le tue dracme. Io diffondo gratuitamente la parola di Ecate. Ma le pozioni d'amore sono fatte su misura. Devo prepararne una. Solo per te. Quando l'ultima goccia sarà scesa lungo la tua bella gola, emanerai pura e irresistibile bellezza. Esione si innamorerà di te all'istante. Innanzitutto ci servono due cose: una botte di vino pregiato e dei funghi selvatici. E dove li trovo? Così, all'ultimo momento. Di certo la Mistios potrà procurarti gli ingredienti. Ti prego, Mistios, per favore, aiutami! In nome dell'amore e di un sacco di dracme, ti darò tutto quello che ho. E se Esione mi sceglierà, te ne darò ancora di più. Ti aiuterò. Va bene, ti porterò gli ingredienti per la pozione d'amore. Vino pregiato è un po' vago. Dove lo trovo? Un carico di vino costoso è andato perduto in un naufragio. Cerca vicino al relitto nella baia dei pirati. Dovresti trovarne un paio di botti, se non le hanno già prese tutte i pirati. È sulla costa occidentale dell'isola.
Ok, fantastico. 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 Dove trovo dei funghi selvatici? No, no, non proprio selvatici. Un carico di funghi molto speciali è arrivato al deposito doganale. Portami un po' di quelli. È tutto. Vado a cercare gli ingredienti. Ottimo. Vediamoci al tempio in cima alla collina, quando avrai tutto. Ok. Quindi, raccogli i frammenti, parla qualcosa, raggiungi la tavola di medico, poi cosa c'è più? Completa tutti gli obiettivi delle grotte, trova gli ingredienti per la pozione d'amore. Nella culta del mio si trova nel relitto sulla costa dell'isola. I funghi selvatici sono nel deposito doganale. Ok, ma se io faccio questo, ci fa andare? Sì. Ok, perfetto, questo è a 187 metri. Andiamo qua. Ecco il relitto con il carico di vino. Speriamo che i pirati non l'abbiano depredato. Essere il relitto di cui parlava la strega. Ne assaggio solo un goccio, non lo saprà mai. Fa un casino ora. Ma potrei tipo fare così. Ah! Chi è che mi spara? Eccolo là. Aspetta che ora vengo da te e ti vengo a rompere il culo. Dai, scendi. Sei morto pure. Chi è? Questo è tutto il vino che resta. I saccheggiatori hanno già ripulito tutto. Ok, andiamo all'altro. Il
c'è niente, abbiamo detto. Ah, c'è l'aquila, vedi. Selvatici saranno lì dentro. E c'è un fabbro. Ma sì, dai, vabbè. Quando potrei anche uccidere questo? Ah, bastardo. Stai rompendo il cazzo, poco poco, eh? Poco poco. Poco poco, sì. Che palle. La tua forza. Ok, anche lui sarà andato a quel paese, perfetto. Ok. Allora c'è il fabbro. Vediamo innanzitutto cosa ho qui. Inventario, vediamo cosa ho trovato. Beh, 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 io ora ho questa, giusto? Ma quasi quasi. Potrei prendere anche questa volendo. Ma si va. E potenzio questa. Ok. Allora, vediamo un pochino. Questo è 2,50, vado a 3,94 e questo è 3,91. Allora, direi di potenziare questo. Perché non me lo fai? Ah, mi servono i soldi, cazzarola. Ci vediamo. Yeah.
proposito doganale, cerchiamo quei funghi. Ah, vedi qui. Quindi è qua. Ah, ecco. Vino e funghi selvatici. Ho tutto. Devo raggiungere la ragazza e la strega al tempio. Quanto giga sono, Ciccio? Di cosa? Di Assassin's Creed? Sì. 55. Ah, no. O 115, non mi ricordo. Sì, no, non mi ricordavo perché sto chiesto. Perfetto. Allora, vedevo che c'era un'entrata di una grotta. Dov'è? Eccola lì. Che sarebbe qui, vedi? Io andrei... Ma sì. Sono belle queste isolette perché è tutto uno vicino all'altro. Qua già ci sono state. Possibile? No. Qualche leak su The Elder Scrolls, sir. Non ho capito? No, se c'è qualche voce, qualche leak su The Elder Scrolls, sai. Fu così che tu sei morto.
Arrivati fin qui, vediamo come finisce. Cos'altro ti serve, strega? No, no. La ragazza fornirà il necessario. Tutto ciò che serve per conquistare Esione. Basterà una ciocca della tua magnifica chioma. Hai fatto la tua parte, Mistios. Per vedere i frutti del tuo lavoro, vieni alla cerimonia della selezione a casa di Esione. È quella che dà sul mare. Devi assolutamente venire. Una volta che Esione mi avrà scelta, ti ricompenserò a dovere. Spero che abbia tasche profonde. Il suo amore è costato molti sforzi. Vieni, c'è ancora molto da fare. Ci vediamo alla cerimonia, Miss. Ok, cara, ci vediamo alla cerimonia, come vuoi tu. Qua vicino c'è qualcosa? Sì, fantastico. Andiamo a farci anche questa. Dove? Tu invece? Che ci fa una ragazzina in una cava d'argilla? Oh, una Mistios! Ciao Mistios, sto solo preparando una cosa per i miei amici. Sono qui da tutto il giorno, ma mi serve ancora argilla. Me ne serve abbastanza per tutti quanti. Va bene, molto carino da parte tua, un dono bizzarro per i tuoi amici. È carino quello che fai per i tuoi amici. Lo apprezzeranno di certo. Sul serio? Lo pensi davvero? Io però avrei in mente qualcos'altro per loro. Sei un'amica generosa. Che doni hai in mente per loro? Voglio regalargli dei gioielli. Vuoi dire gioielli? E io cosa ho detto? A dire il vero non mi sembra che tu possa permettere. Lo so, è per questo che volevo cercare delle pietre luccicanti nelle miniere abbandonate e un po' di perle nella laguna. Ma è tutto il giorno che sono qui per l'argilla e le miniere abbandonate mi fanno un po' paura. Niente, mi aiuti a trovare dei regali per i miei amici? Così loro saranno felici e anche io sarò felicissima. Farò dei gioielli anche per te se mi aiuti. Ti aiuterò, ho altro da fare. No, ti aiuterò. Va bene, signorina, cercherò le perle migliori e le pietre luccicanti più belle per te. E non mi dispiacerebbe qualche gioiello in cambio. Sì. Cassandra, Cassandra. Per essere una persona grande. Cassandra è tanta roba. Le perle di cui parlavi. Dove le trovo? A nord delle cave d'argilla, nella laguna. Se ne stanno lì nell'acqua, ma fa attenzione, ci sono degli scogli grandissimi. Ok. Dove sono le miniere abbandonate con le pietre luccicanti? La miniera è nel campo, a ovest del tempio. Vedrò cosa posso fare. Dove sono tutti i tuoi amici? Arriveranno presto, non manca molto. Parla più forte, piccola, non ti sento. Non fa niente, dopo te li presento.
Ok. Va bene, so quello che mi serve. A più tardi. Qui presto avrò finito. Raggiungimi sulla rupe sopra la laguna, va bene? Ti presento i miei amici. Grazie, Mistios. Ma come te fai se stavo giù? È un pochino effettivamente magrolina, però calcolando che i tempi sono quelli che sono. Ecco la laguna delle perle. Ok, cominciamo da qui allora. Ci sarà uno squalo sicuramente, che già lo vedo, e rompe le palle. Io li odio. Ma è un tantinello rossa questa. Sì, infatti. La laguna di cui parlava la ragazzina. Ok, eccolo là lo squalo. Lo posso uccidere da qua? Andiamo. No. Dai però. Dai che sei morto. Ah, bastardo. Non è facile pescarlo. Morto. Devo scendere qui. Ok, preso. Ma non ho capito, qui c'è qualcosa. Ma non c'è niente. Cazzo. C'è qualcosa, credo. Possibile. E cosa c'è? Ma qua ci sono già stato, io sbaglio. Ma sì, ci sono già andato. Ho abbastanza perle. Ok, me ne posso andare allora. Tutto qui. Ok, la bambina dove ha detto che era? Forse devo andare a selezionare la missione, se no la trovo. Allora, contatto ok, brucia le scorte, parla con te, entra nell'arena, no. Ma no, io stacco. Va bene, ci sentiamo dopo. Sì, va benissimo, dai. Quando è per le 6 ci sentiamo, io per le 5 e mezzo. Ok, va bene, un bacio. Un bacio, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Pietre luccicanti saranno lì. Probabilmente saranno. Bisogna vedere. Ma qua c'è qualcosa oltre a questo? Ah, là sotto non ci vedo più. Ecco. Abbandonate con le pietre luccicanti. C'è niente. Dovrebbero essere ancora, suppongo.
Sì. Ho le perle e le pietre luccicanti. Devo tornare dalla ragazzina. Ragazzina e i suoi amici. È venuta qui prima di quanto pensassi. Mistios! Giusto in tempo! I miei amici sono arrivati! Io non vedo nessun altro, a parte noi due. Cosa? Che sciocchezza, Mistios! Non li vedi? Sono proprio lì! Quello a sinistra è Teo, e quello a destra è Airla. Sono carini. Sembrano simpatici. Ma non credo che contino come i tuoi amici. Che vuoi dire? Sono i miei amici, li ho fatti io. So che li hai fatti tu, ma... Mamma mi ha detto di farmi degli amici, e io l'ho fatto. Non è così che ci si fa degli amici. Di a tua madre... Non posso! Lei è morta. Mamma è morta. Si è unita ai pirati. Diceva che portava a casa così tante dracme che potevamo farci il bagno. Ma un giorno è tornata, Mistios. La sua veste bianca preferita era tutta rossa. E mi ha detto di prendermi cura di me e di farmi degli amici. Ma io non ho mai avuto amici. Non sapevo che voleva dire. Allora ci ho pensato su un sacco e mi sono fatta degli amici d'argilla. Ho sbagliato qualcosa? Mamma non è arrabbiata con me, vero? Non volevo, non volevo! No, piccola, no, sei stata brava. La tua mamma sarebbe fiera di te. Esistono amici di tutti i tipi. Io ho un'aquila, che è una mia cara amica. Wow, davvero? Che bello! Tieni, ecco i doni per i tuoi amici, come promesso. Perché non glieli dai? Li apprezzeranno di certo. Grazie, Mistios. Sei grande. Lo faccio subito. Mi spiace, piccola. Non ce l'ho fatta a spezzarti il cuore, anche se ti avrebbe fatto bene. Beh. Bene, bene, livello 17, bene, 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 benissimo, benissimo, ragazzi, benissimo. Qua dentro, tra l'altro, c'è una cassa. Che io andrò a prendere. Tipo adesso. Ok. Ok, allora. Potremmo anche andare avanti con le missioni a questo punto. Tipo, vabbè, questo lo sto facendo. Poi abbiamo il contatto di Pericle. Anche queste, isola dei pirati. Attendi la cerimonia. Ma sì, dai. Visto che sono tanto tutte lontane, andrò a fare questo. Dov'è?
tornerò a vedere come sta. Chi? Allora, è lì. Perché non mi fa vedere nulla? Ah, vedi. Vabbò. Andiamo a fare... Dove è la barca? È qui. E salpa va. Prepararsi a salpare. Lieto di rivederti, comandante. Più veloce. A tutta velocità. Per il mondo. Più veloce. Abbiamo raggiunto la massima velocità. Andatura. Così mi sono tolto anche dalle palle questa nave. Cazzo. Cioè, ma io voglio capire una cosa, no? Se vado da qui... Devo andare da qui. Capito io. Ah no, ma è giù, era giusto da qua. Credo. Ah, vedi dove sono. Ok.
dove sono le teste di cazzo da qua? Vediamo se lungo la strada c'è qualcosa, sì. Ragazzi, mi servono... Servono punti XP purtroppo e soldi, perché devo andare comunque a potenziare le armi, quindi visto che sono di strada almeno me ne tolgo dai piedi. Vedi, queste facili facili. Ok, perfetto. Questo è qua sotto, ma non ho capito dove, qua sotto, forse da qui. Che palle. Chi è che mi spara? E poi tra l'altro sono tutti livello 17 questi, eh? Palle, quanti siete? Cazzo. Aspetta, potrei... No, dai, sei sincronizzato, vaffanculo. Non è facile, erano tanti, non è facile. Mi conviene prenderli così, di soppiatto questi. Ok, allora cominciamo da questi, che sono vicini.
C'era uno qui. Non so dove sia. Tutto è ora, caro. Che palle. Quello è glitchato così praticamente. Vabbè, lasciamolo lì. Cazzo, è scostumato di merda. Ah. Minchia, mi sta uccidendo sto gran cornetto. Palle ragazzi, che palle. Ho sbagliato io stavolta. Che cazzo devo fare? Ho sbagliato io. Vabbè, mi sono un po' rotto, dai.
ti ammazzo. Vabbè, dai. Hai detto il cazzo. Vieni. Che palle, anche il cavallo ci mette. Questo è morto pure. Ora tocca a te, figlio di puttana. Palle. Dai. No, dai.
Che palle. Tu devi morire. C'è un casino qua, ragazzi, non si capisce un cazzo, veramente, serio? Ah, potrei fare anche volendo così. Tardi. Anche tu te ne sei andato a fanculo. Ah, questo è mio. Cazzo. Dai, dai, dai. Che palle, che palle, ragazzi, che palle. Mi hanno fottuto con la freccia del cazzo. Vaffanculo. Via da qui. Meglio restare nascosto. Stai sfidando la sorte, mischio. Sbattene. Allora, mi avete rotto le palle. Dovete morire. C'è poco da fare. Avanti. Ah, tu devi morire pure, sto cazzo di arco di merda. Devi morire, se non l'hai capito. Sono preso pure a fuoco, vaffanculo. Bastardo. Sono forti sti gran corno. Affanculo.
Ma cazzo è riuscito qua? Ah, bastardo, l'ho visto. Il cane mi mancava del cazzo. Ok, voi la pensate così, perfetto. Per me, a me può stare anche benissimo questa. Bastardo. Dai, prima che arrivano gli altri, forza. Ok, è morto. Che cazzo? Cazzo vuole la signora? Che cazzo. Anche tu, vattene a fanculo, via. Ah, ma il livello di ciò no. Vattene a fanculo, bastardo. Quasi morto, il cornuto. Minchia quanto cazzo siete, bastardi. Decidi di arrenderti.
Vieni, vieni. Io a te aspettavo, soli soli, io a te, vieni. Ah, bastardo, mi ha fatto tutto. Bene, ragazzi, bene, è andata. Affanculo, testa di cazzo, idiota. Mi servono XP, devo passare il livello. Vieni qua, dammi lo scudo. Bravissimo, testa di cazzo.
ok. Ok, ce ne dovrebbe essere un altro. Ma dove? Ok, giovani, andiamo alla ribalta ora. Mi sono rotto le scatole, via. Ah, c'è per caso un fabbro? No. Cazzo fai con la scopata, idiota? Che bastardo! Ha!
Mi hai rotto il cazzo. Ma perché non vuoi morire? Tanto lo sai. Dai, lo sapevi che morivi. Perché non volevi morire? Ma scusa, dov'è la cassa del tesoro? Ah, è lì. Ok, devo solo fare due di questi. Sono due. Il terzo dov'è? Mi sa che è qui, ok. Perfetto. E ora possiamo andare a fare questo. Perfetto. Le porte sono chiuse e il commercio è interrotto. E un esercito di spartani attende la sua preda. Quello lo faccio dopo, ok, ce n'è solo uno. Ma il cazzo, non ce n'è solo uno. E che fai? Potevi anche morire, voglio dire. Non c'era niente di male in tutto ciò. Vattene, vattene. Che sei morto, vai. Ok. L'altro dov'è? La vedo. Che è rimasto chiuso qua dentro, questa idea. Assurdo. Si è buggato. Dai. Ok, che devo fare con questo? Perfetto, ragazzi, è andata.
Ok, dovrebbe esserci anche una cassa. Quella grossa pure. Sì, grandissimo. Ok, qua non c'è nient'altro, vero? No, c'è solo questo che vado a prendermi subito. Mi sa che è morto. Ok, vai. Ma c'è altro qua dentro, vero? No. Ok, perfetto. Chi è? Cazzo. Ok, piccola testa di minchia, sei morto. Ancora per poco. Vabbè, è la stessa cosa. Qua è un po' complicato, eh. Ah già, sono senza pezzi. Ah, sono un bel po' di ragazzoni. Quindi ragazzi, che volete fare? Forza? Arrenditi! Ok,
E ci siamo. Ok, c'è il capitano e raccoglie il tesoro, 2 di 3, perfetto, ce ne dovrebbe essere creato un'altra. Ok, questo è un capitano. Vabbè, qua c'è un altro tesoro, andiamo anche lì. Perfetto, ed è rimasto praticamente il capitano. Lì c'è un'altra scorta a 200 metri, però mi conviene. E bene, è quasi morto. Che testa di cazzo. Vieni qua. Ah, questo è già morto. Cioè, ma tu davvero dici che... Ah, cazzo. Quindi che vuoi fare? Testa di minchia. Ok, l'altro dov'era? Abbiamo detto a 200 metri. Ah. Raga, praticamente è finito, forza. C'è un altro di lì. Yeah!
Perfetto, uccido il capitano. Che sarebbe lui? Sono accampamenti questi che devo fare tutti purtroppo. Allora, facciamo così. Tu e non so se ti ho fatto un fanculo. Ecco qua, arriva da altre teste di me. Ci sono anche gli ok. Che cazzo? Ah cazzo, erano tre! Dai, me ne sto andando. Tu che fai? Come vuoi fare? Ok. E anche qui ci siamo. E ora dovrei andare a fare quello, praticamente. Bene, questo dovrebbe essere l'ultimo. Che bel cane. Ah, dai, me lo uccido, dai. Ma sì, sì. Ecco. Tu che ci fai? Ok, e anche tu te ne sei andato all'altro mondo. Io devo passare dall'accampamento, visto che devo andare a combattere con queste teste di cazzo. Ok. Che c'è? Ah, questo l'avevo già fatto effettivamente. Perfetto ragazzi, ci sono. Finito.
Ok, vediamo se riesco a fare un viaggio rapido verso... volendo sì, dai. Ah no, devo uscire prima dall'accampamento qua. Vabbè, ma alla fine... Sono arrivato, non mi conviene neanche. Oddio, 600 metri. No, dai, me lo faccio, dai, forza. Dov'era? Ok, me lo faccio via. Non devo fermare tutta la strada. Andiamo a vedere se sono riuscito alla fine. Allora, dov'è? È qua sotto, praticamente. Sì. Dea della guerra e della saggezza. Ah no, ti fai male. Beh, effettivamente forse neanche serviva il viaggio rapido, comunque. Ah già, è chiuso. Perfetto. Eccoti di nuovo qui. Hai con te la prova che ti ho chiesto? Credo che questa possa interessarti. L'ho presa dal comandante dopo averlo ucciso. Sai di cosa si tratta? Che intendi dire? La tua reazione ti ha tradito. Sì. L'uomo menzionato in questa nota aveva un ruolo importante per Atene. Bene, cosa c'è? Perché il messaggero voleva raggiungere Mitilene? Aiutava a distribuire scorte agli abitanti per aiutarli contro i loro oppressori. Cosa significa per te quest'uomo? Sembri turbato. Era solo un assistente, ma la sua missione era importante. Spero che questo dimostri la mia affidabilità. Dimostra la tua competenza, sì. Quanto ad affidabilità, hai letto la nota. Dovevo accertarmi che fosse una prova delle mie azioni. Poteva essere di tutto. Non hai tutti i torti. E per via di questo ho un altro incarico da affidarti. Devi trovare Eremo, il mio messaggero. Questo è il messaggero della nota? Sì. Eremo deve essere liberato e raggiungere la nave che ho preparato per lui. Ok. Qual è la nave a cui devo condurlo? Per ora è più sicuro che tu non lo sappia. Quando lo troverai, te lo dirà lui. Allora sì. Parlami di questo messaggero. Non è una persona importante, ma la sua missione sì. Trovalo affinché possa compiere. Che compito ha il tuo messaggero? Meno persone lo sanno, meglio è. Ma sappi che è vitale per il futuro di Atene. Insomma, non mi sta dicendo un cazzo, fondamentalmente. Dove dovrei cercare Eremo? Se è prigioniero degli Spartani, sarà alla vecchia cava. So da fonti attendibili che tengono lì tutti i prigionieri. Va bene, libererò. Non temere, condurrò Eremo alla tua nave. Perfetto. E ci siamo. Bene, ragazzi, io mi fermo giusto 2 minuti e torno praticamente subito. Ci vediamo tra poco.
Risiamo. Allora, vediamo se mi posso andare a togliere altre missioni. Trova il libro del messaggero oppure parla con. Beh, io mi farei. No, livello richiesto 18. Questa cos'è? Raccoglie i sigilli. Uno l'ho fatto, ok. Attende la cerimonia. Ma farei questa a sto punto. Boh, non lo so. Cioè, questa com'è? Una missione, ok. Uccido il capitano. Ok. Beh, qua altre missioni non ce ne sono. Quindi quella non la posso fare, cioè, o meglio, devo aspettare, comincerà la sera successiva. Ok, che sarebbe questa? Quindi vado qui. No, ho completato tutti gli obiettivi delle grotte, lo sto facendo piano piano. Allora, niente, mi faccio queste terziarie a questo punto. Sono vicino, faccio questo, dai. C'è qualcosa. Ah sì, dai. Ok. So che ragazzi sto sbagliando una cosa. Devo mettere la finestra. Perdonatemi un secondo. Ok, ora ci siamo. Ok, devo regolare io una cosa al PC. C'è un casino qua dentro, cazzarola. Ragazzi. Perfetto. Meglio non farsi vedere. Qua forse sì, mi converrebbe non farmi vedere. Quello è un fabbro? No. Ho un casino qua. Dal monte Pentelico viene il marmo più puro del mondo greco. Ho sentito che l'hanno usato per il Partenone. Meglio dare un'occhiata. Dai, vieni. In mezzo alle palle c'è una cassa qua sotto, la vado a prendere. Che succede?
Ah, pure tu ci sei. Alla fine. Cioè, se ci mettono pure i cittadini, dai. Vattene a fanco. Ok, ci siamo. Però purtroppo rompe la palla. Quindi che facciamo? Si sta riempiendo qua la zona. Allora ragazzi, devo andare a caricare le frecce, perché senza frecce non posso stare. Vediamo qui che mi porta altra cosa, no? Non mi porta un cazzo. Posso mettere un blocco. Ah, la freccia però non l'ho caricata. Eh già. Qua che cosa c'è? Un arco nuovo? Sì, fantastico. Ecco qui. Beh, dai. Che palla. Allora, tu ad esempio potresti già morire, ok? Non è facile. Cioè, mi sto togliendo un cazzo praticamente. C'è pure lui, vedi? L'avevo dimenticato. Questo se n'è andato pure. Questo. Dai. Allora possiamo fare una cosa, via. Vabbò, ciao. Ok, facciamo così. La vedo. Ah. E se io ti faccio cadere invece? State rompendo il cazzo, ragazzi, attenzione.
Che palle. No, dai. Che cazzo. Oh, finalmente. Che palle. Sai che mi stai rompendo un pochino le palle? Dai, fammelo andare. È veloce il bastardo. È molto veloce il bastardo. Finalmente. Implorerai pietà quando avrò finito con te. Non può essere lontana. Devo scovarla. Scendi. Perché non sali? Vieni, questo aspettavi. Ragazzi, è andata. Finalmente, anche direi. Ok, ci sono due prigionieri là e, se non mi sbaglio, una cassa. Ok. Fammi uscire da qui! Avvio, Don Esti! Aiuto! C'è qualcuno! Perfetto.
Ma lui non lo conoscevo io, sì. Ok, c'è il capitano, libera il prigioniero, trova l'enigma dell'ostraca e raccoglie il tesoro. Il tesoro è qui sotto, quindi dovrei andare a prendere il tesoro. Perfetto. Il tesoro. No, ma mi sa che non era questo. No, non era questo. Ok. Vediamo qui un pochino. Credo che lì ci sia. Dell'altra parte, ok, andiamo. Lunghetta connessione questa, eh? Ma il tesoro dov'è che l'avevo visto? Oh, che palle, l'avevo vista adesso. C'era un capitano qui, se non sbaglio, ma... No, ho sbagliato. Ah, vedi che l'avevo visto un tesoro. Ah, perfetto, quel tesoro sono quattro. C'è un altro qui, vedi, con il capitano. E 5, perfetto. Ora il capitano è qui, lo vado ad uccidere. Ok, dammi lo scudo. E me lo dai? Cazzo. Questo cazzo di fuoco del cazzo. Me lo dai? Cazzo. Tu lo scudo non me lo darai mai, vai. Ragazzi, no, non me lo dà lo scudo, è inutile, c'è poco da fare. Cazzo, per pochissimo. Presto sarà tutto finito, mister. È finita, mister. Arriva la morte. Fermati! Presto sarà tutto finito, mister. Non può nascondersi per sempre. Ok. Mi serve energia. Che culo. Si è girato di colpo sto bastardo. Non me lo vuole dare, guarda che figlio di puttana. Ah, è morto. Rendi solo le cose più divertenti. È finita, mister.
Beh, credo sia morto. Solo che non era neanche questo il capitano bastardo. Sì, era questo, era questo, era questo. Ok, devo solo trovare l'enigma adesso. Che non credo sia da qua. Ma no. Ma credo sia da qua neanche. Cazzo, lo trovo l'enigma. Forse, forse, forse. Ok, l'ho trovato. Ah, oh, ho sbagliato. Cazzo, ci è mancato pochissimissimo. Ragazzi, questo è stato terminato, ora mi tocca. Perfetto, l'avevo completato. Fantastico. Pensavo di prendere di più di XP però. Ok, trovo libera il messaggero di clona. Quindi, che sarebbe lì. Che sarebbe... Ah, questo è uno che mi cerca. Vabbè, ci siamo. Aspetta, testa di cazzo. Ci siamo. Ok, andiamo. Ah, vedi dov'è. Pare sia troppo tardi per salvare Eremo. Ah, il messaggero di Cleone non sembra essere l'unico prigioniero. Forse posso aiutare anche loro. Loro che? Sì, infatti. Pareva strano che quello l'avevo già visto. Eh sì, ti avevo già liberato. Ti prego, tirami fuori di qui. Cazzi. Ah, ce n'è un altro, aspetta, vai. Dovrai trasportarmi. Cazzo. Non è facile qui, eh. Test. Intanto questi qua mi cercano, ragazzi, è meglio che me li faccio fuori, perché mi danno anche dell'attrezzatura che, insomma, mi potrebbe servire. Vieni, l'ho visto. Ah, ho sbagliato. Sei?
Ah, tanto è morto. Vedete? Mi ha dato maschere, eccetera. Ok, lui dove devo portarlo? Vedi, anche XP, ottimo. Ah, forse devo portarlo fuori da qua. Aspetta che lì c'è una cassa. Quella scusa vado e me la prendo. Bravissimo. Ok, riprendi questo, parla. Grazie. Devo raggiungere la mia nave. Ti ricompenserò lautamente. Hai una nave? Sì. Sono venuto nell'entroterra per incontrare un mio socio. L'avrei visto. Si gode l'ospitalità spartana in fondo a una corda. Eremo, ero qui per salvarlo. Possiamo ancora compiere la missione se mi aiuti. Va bene. Dimmi, tu chi sei? Sono il capitano Nomacle. Ho una missione urgente. Devo andarmene da qui. Le pattuglie spartane saranno qui a momenti. Sì. Dobbiamo raggiungere la mia nave. Ti scorterò alla tua nave. Ma sì, dai. Indicami la direzione. È sulla costa, appena a sud della spiaggia di Maratona. Perché questa nave è così importante? Non è la nave. Cazzo vuole il cane. Carico. Deve giungere a destinazione. Bene, cosa trasporta? Non prendermi per un ingrato, ma è meglio che tu non lo sappia. E perché mai? Fidati di me. La nostra missione è essenziale per la sicurezza e il futuro di Atene. Deve essere compiuta. E da essa dipende il mio pagamento. Perciò lo sarà. Aspetta un momento, caro mio. Mi sa che l'ho un pochino cacata. Non mi ero accorto che era... Eh sì, va un pochino cacata, va bene, dai, non fa nulla. Questa è troppo forte per me. Perché questa nave è così importante? Ma dov'è? Ah, lì. Bene, cosa trasporta? Non prendermi per un ingrato, ma è meglio che tu non lo sappia. E perché mai? Fidati di me. La nostra missione è essenziale per la sicurezza e il futuro di Atene. Deve essere compiuta. E da essa dipende il mio pagamento. Perciò lo sarà. Quindi dove cazzarò devo andare? Oh, mamma mia. Allora, missione di sera, raccogli, parla con, raggiungi la tana di Metico, completa, attendi la cerimonia, raccogli, parla con Demetrito, alla sua nave, ok, questa. Ma io se chiamo un cavallo me lo posso mettere sul cavallo a questo. Posizione, sì. Perfetto. Forza! Andiamo! Sarebbe tipo meglio. Che poi ci sono pure le casse. Sono, me la prendo. Forza, via! Su! Andiamo!
Cioè, capisci che ti voglio dire? Wow, wow, wow. Forza! Ah cazzo. Ma qua credo che non posso andare. Sì, invece lo posso andare. Ah, devo proprio per l'altra spiaggia. Piano. Va bene, fare così. Alzati, bravissimo. Lui come lo prendo? Il tuo equipaggio ha subito la tua stessa sorte. Non ce l'ho con Eremo per aver parlato. Gli Spartani non hanno la benché minima empatia. Resta qui. Uccido gli Spartani, distruggo le loro navi e libero il tuo equipaggio. Questa è una grotta. Allora faccio una cosa. Conviene che mi faccia la grotta prima, in modo che mi porto avanti anche l'altra missione. Credo che sia una grotta almeno, ma credo proprio di sì, dai. Ah no, non è una grotta, vabbè, dai, me la trovo almeno. Ma sì, dai. Quindi devo distruggere la nave. Sarebbe quella. Meglio nascondersi. Viene gioia. Da qua, sono qui. Ok. Sono io. Ma perché vai di qua? Mi sa che questo non muore. Sì, è morto. Sarà divertente. Ti farò a pezzi.
Qui c'è ancora? Mi sa che è morto. Ok, ci sono altri prigionieri. E ora devo andare a distruggere quella nave. Ci devo andare a nuoto praticamente. Vabbè che è qui. C'è qualcosa qua sotto? No. Dai, dai, dai. Distruggi la nave, missione vicina. Oh, come cazzo faccio a distruggere la nave spartana? Ci sarà delle... Ah, ok. Sono tanti loro, cazzo. Tipo, se li butto dall'acqua. Oh, tu sei morto pure, via. Sei ancora? Cazzo. Tipo, tu... Stai rompendo le palle, sai, poco poco. Vattene a fanculo, dai. Minchia quanti sono, cazzo. Sono un bel po', eh. Non riuscirò a ucciderli tutti sicuramente. Tipo sono un bordello di persone, cazzo. Aspetta, facciamo una cosa. Dai. Ok, ragazzi. E l'unica è questa. Cazzo. Cazzo quanti siete, puttana. Vai, vattene a fanculo anche tu, via. Tu? Tu sei morto. Ad esempio può morire tranquilla. Niente, si è tolto in mezzo ai coglioni. Ragazzi, non è facile, attenzione. Aspetta, vattene a fanculo, via. Dai che sei morto anche tu, forza. Dai. Mi sa che mi conviene fare così. Ne ho presi parecchi. Tipo... Cazzo,
sbagliato. Dai che sei morto, cazzo! Ma non ce ne vuoi proprio... Vattene a mare, non si rompe il cazzo. Aspetta. Puoi andare al mare, stronzo? Dai, levati. Cazzo. Allora, innanzitutto devo ricaricare le frecce. Cioè ragazzi, non so neanche io come sto facendo. Ah, ho sbagliato, cazzo. Se facessi così... Vattene a fanco. Dai, cazzo. Eppure te vaffanculo. Ma se io, tipo, cercassi di togliergli... Ok, testa di cazzo. E ora? Da benissimo, ma proprio bene bene. Cazzo, è ora a mare. Vaffanculo, idiota. Sei morto, vaffanculo, testa di cazzo. Perfetto, ora voglio capire una cosa. Per bruciare la nave, cazzo devo fare qui? Vabbè, credo che alla fine... Non lo so. Cioè per distruggere che devo fare? Devo prendere con un'altra nave.
C'è solo una stiva. Bella. Ciao. Com'è? Tutto a posto? Tutto a posto. Sto cercando di distruggere questa cazzo di nave, ma non so come si fa. Tu sei incredibile. Sì. Pensa che esce il nuovo. Che ne pensi? Non lo so. No, ne parlavo diciamo, con Ciccio. Nel 2020, cioè, tra fine. Fine 2020. Ma non lo so. Spero che sia una cosa buona. Io spero che sia fantastico. Ok. Anche se non ci giocherò mai perché il mio computer non lo potrà supportare, però. Allora. Che c'è qua? Minchia, ma non riesco a. Cazzo devo fare? Non lo so come si fa, ragazzi, non lo so. Devo credo prendere una nave, forse con quella, vediamo. Sì, ma che palle però. Niente, non so come cazzo devo fare. Forse devo prendermi la nave. Boh, non lo so. Vediamo dove è la mia nave. Ah, ma c'ho la nave qua io. Ok, ho capito come fare. Benissimo. Andiamo. Perfetto. Pronti con le pugni? Hai reso un grande servizio ad Atene. Al mio ritorno mi assicurerò che venga riconosciuto. Finalmente parli di ricompensa. Soli. Non solo. Ciao. Oddio, scusate che non ve l'ho detto. Io sono ancora in live comunque, dall'epoca. Sei ancora in live tu? Sì. Potrebbe tornare. Da telefono si può fare la chiamata. Eh? È più utile che mai. Il telefono si può fare con la web, quella videochiamata. Il mio telefono. Non lo so, sai. Grazie ancora, Mistios. Io non lo chiamo su duo, che è meglio di te. Io non è che lo sto capendo. Ma se no, vedi che pure WhatsApp, cioè. Ma perché devi fare la videochiamata? Ma WhatsApp è massimo 4 persone. Devo allenare, no? E tu pensi a giocare a Odyssey. Ah, dall'ultimo, okay. dall'ultimo aggiornamento WhatsApp arriva fino ad 8. Sì, però non so quanto siamo ora. Hop. Anche su WhatsApp. Io penso a giocare ad Odyssey, non lo finirò mai sto gioco se non ci gioco, è lunghissimo. Sai quanto hai fatto? 10 ore di live? Ti sei stancato? Non lo so, vabbè, mo stacco, al limite. Ok, raga, come mi sentite?
Benissimo, io stacco già a tutte, chi c'era, chi non c'era, stacco. Ciao, è stato bello. A tutti. Se Bella. riesco a staccare. Ok, ciao, ciao, ciao.